c'è Europa Verde, sì. Con il parlamentare Bonelli, già il responsabile Europa Verde, già ci eravamo sentiti in occasione dell'iniziativa che avete fatto a Messina. Oggi siete qui ovviamente per ribadire una presenza e un impegno. Ah, l'impegno è che non si può fare un'opera così assurda che butta decine di miliardi di euro a mare per soddisfare le esigenze di chi vuole passare alla storia per sentirsi faraone, mi riferisco a Salvini, perché il Sud non ha bisogno di quest'opera faraonica, ha bisogno di infrastrutture ferroviarie, depuratori, e questa infrastruttura è una sorta di forma predatoria delle risorse del Sud. Del resto Salvini l'ha detto pochi giorni fa, senza alcuni problemi, al convegno della Confindustria in Lombardia. E sarà un vantaggio anche per il nord, ha detto, 10.000 occupati per i lombardi, più 30% di PIL per la Lombardia. Ecco, questa è la dimostrazione che pensano di colonizzare il sud con le risorse pubbliche dando vantaggio ad altri, ma il punto è un altro, il punto è che su quest'opera c'è poca chiarezza. Io che sono un parlamentare non mi danno gli atti. Lei ha avuto risposta dalla società Stretto? Abbiamo avuto risposta proprio ieri, guardi, glielo dico in anteprima. E continuano a dire che aspettano prima di darmi questo documento. Quindi non l'ha avuto. Non ho avuto la relazione, quindi noi stiamo preparando, lo posso annunciare oggi, un'imponente offensiva legale e giuridica contro il ponte e contro la società Ponte sullo Stretto di Messina. Quindi questa sarà la prossima iniziativa d'Europa sì, Verde. Abbiamo dichiarato guerra. E guerra noi faremo dal punto di vista legale e giuridico. Vabbè, continueremo a seguire, grazie. Ora siamo qui da Europa Verde, siamo passati al Movimento 5 Stelle, quindi sono anche diversi partiti dell'area di centrosinistra, la senatrice Florida. Con la senatrice Florida, buonasera. Lei partecipa ovviamente come esponente di spicco del Movimento 5 Stelle. Perché il Movimento 5 Stelle, diciamo, si è schierato in maniera così esplicita e, sintetizzando, perché il no al ponte? Allora, ci siamo espressi in maniera chiara perché siamo contro la presa in giro ai cittadini, e questo ponte, questa idea di ponte, queste risorse stanziate in legge di bilancio sono una presa in giro. Perché è una presa in giro? Vi spiego perché. Perché gli 11 miliardi stanziati in legge di bilancio sono farlocchi, nella misura in cui sono stanziati solo nelle more in cui possono essere recuperate altre risorse a sostituirli. Che significa? Li metto per dirvi che ci sono, ma in realtà nella stessa legge scrivo che li posso usare solo se li sostituisco con altre? Assurdo. Secondo, queste risorse rischiano di essere prese dalla regione siciliana, che è già in grande difficoltà economica, tanto che paga un debito con lo Stato, e poi dovrebbe però prestare i soldi allo Stato per fare il ponte. Che secondo lei è un bluff? Certo che è un bluff, ma è scritto nero su bianco in legge di bilancio. Secondo punto, non da sottovalutare, il progetto. C'è un progetto che hanno detto in pochi mesi di avere aggiustato, diciamo così, aggiornato, diciamo così, ma di questo progetto non ne abbiamo visto traccia. Abbiamo fatto richiesta sia ai gruppi parlamentari che ai cittadini, che ai sindaci, e non se ne sa nulla. Un'altra cosa, questo progetto ha superato tutte le criticità ambientali, geologiche, ingegneristiche, non lo sappiamo. Questo ancora siamo in attesa, ci siamo quindi, di sapere. Quindi non c'è un progetto che si possa dire davvero concluso. Le risorse sono una presa in giro, ma di che cosa parliamo? Per questo siamo assolutamente contro il ponte, soprattutto contro la possibilità dannosissima anche per noi messinesi di vedere una città sventrata, delle persone buttate per strada solamente per fare la foto al ministro Salvini. Ma secondo voi è logico questo? No. E ai messinesi che dicono ci vorrebbe, però almeno porterebbe un po' di sviluppo, che alternativa c'è in termini di infrastrutture, di sviluppo? Secondo lei c'è una possibilità di fare qualcos'altro? Certo, ma che sviluppo c'è in una città sventrata e lasciata in macerie senza un ponte che veramente si può realizzare? E poi, scusate, i 700 milioni che sono gli unici esistenti degli 11 miliardi, questi 700 milioni con un mio emendamento in legge di bilancio, noi diciamo metteteli per l'attraversamento mobile dello stretto, dinamico dello stretto, avremmo già risolto con una miriade di navi ecologicamente appunto sostenibili e con infrastrutture all'altezza, c'è la possibilità. E poi l'infrastruttura vera è anche quella digitale, e su questa non si sta investendo. Io da Venedico per arrivare a Messina
ho studiato, arrivavo in un quarto 20 minuti, ora ci sto più di un'ora, è normale? Concentriamoci sul CAS invece di parlare del ponte, e poi parliamo del ponte come avevamo fatto noi mettendo risorse. Ne parleremo ancora, grazie. Sì, senatrice, buonasera. Buon lavoro. Grazie. Allora, adesso siamo passati da Europa Verde, Movimento 5 Stelle, adesso qui c'è il Partito Democratico, sentiremo anche un esponente del Partito Democratico. Io mi cercherei di avvicinarmi verso il senatore Ruotolo, il giornalista, diciamo, importante. Adesso cerchiamo di capire come arrivare anche una presenza nazionale significativa. Possiamo provare. Sandro Ruotolo, quindi senatore, importante giornalista, lei oggi è una presenza nazionale significativa, quella, perché no al ponte? Perché prima del ponte e senza il ponte si devono fare tante altre cose, cioè spendere 15 miliardi per una mega opera che probabilmente non si farà, faraonica, che non serve a unire due pezzi d'Italia. Noi oggi nel nostro paese abbiamo bisogno, per esempio nel mezzogiorno, di infrastrutture, perché senza le infrastrutture non può esserci decollo per il mezzogiorno, e se il mezzogiorno non esce dalle secche non ci sarà lo sviluppo neanche nel resto del paese. Pensa all'autonomia differenziata, poi ci mettiamo il ponte. Con il ponte non succederà nulla. Noi abbiamo bisogno di raddoppiare la rete ferroviaria, di strade, abbiamo bisogno di mitigare il rischio sismico, il rischio geologico. E poi consentimi una cosa, insomma, Italia alla sanità pubblica, c'è una situazione nella sanità pubblica calabrese, nella sanità pubblica siciliana, che grida, perché non è possibile che migliaia di cittadini e cittadine della Sicilia e della Calabria debbano andare al nord a curarsi. Allora una parte di quei 15 miliardi spendiamoli per la sanità. C'è chi dice però col ponte si fanno quelle opere necessarie che altrimenti non si faranno. È dal 2001 e guarda caso rispuntano quei signori là, il ministro Lunardi dell'epoca, quello per cui si poteva convivere con la mafia, oggi è consulente di questo signore qua, di Salvini. Salvini e Lunardi prima del decreto e prima del governo hanno incontrato il titolare, diciamo, del 40% delle opere del ponte dello Stretto di Messina, l'ingegnere Saria. Allora, i soliti noti. Allora, io, per l'amor del cielo, io adoro Don Ciotti e sono d'accordo con lui. Il rischio che corriamo è che non si uniscano due pezzi di territorio, ma due cosche. Hanno, come dire, neutralizzato le interdittive antimafie, hanno il codice degli appalti in nome del fare presto, senza legalità, eccetera eccetera. Beh, corriamo un rischio, ma soprattutto corriamo un rischio perché dove c'è l'opacità e dove non c'è la trasparenza è più facile l'infiltrazione della mafia, ma non la mafia quella là con i colletti, hai capito? Però la necessità di infrastrutture c'è, lei dice lì si dovrebbe investire su altre infrastrutture. Ma perdonami, qua c'è stata una frana o no? No, ma siamo una zona a rischio. C'è la crisi climatica, hai visto quello che è successo in pianura padana? C'è il rischio sismico? Quindi dice si deve investire su questo. Ma sicuramente nella tutela e nella sicurezza del territorio, nell'assetto idrogeologico, nella mitigazione del rischio sismico. Dal 1908 82.000 morti, se non giusto? Quelli del... Del terremoto di Messina. Ah sì, proprio tantissimi. Allora vogliamo ridurre il rischio? Vogliamo ridurre il rischio, vogliamo pensare alla gente, vogliamo pensare di lasciare qui sul territorio i giovani che stanno emigrando. La meglio gioventù va via perché qui non ci sta niente. E non è il mega impianto tutto chiuso
con... No, qui devi pensare alla gente di qui, quindi ai servizi, alle infrastrutture. Guarda, per me è semplice. Se le infrastrutture ci sono e funzionano, ci può essere il decollo. Senza le infrastrutture, ma perdonami, se l'80% è la linea ferroviaria a binario unico, ma è mai possibile nel 2023? E pensiamo alla mega opera. Ma dai. Grazie.